Diamo inizio ufficialmente alla stagione 2017-2018 di eSport Bologna. Bravo! Bene, mi fa piacere che voi siete venuti qua, in quanto voi siete delle cavie. Proprio sentitevi cavie e sentitevi proprio pezzi di laboratorio, peggio che i ratti su cui venivano testati veleni. Allora, che cosa faremo stasera? Prima di tutto, tipo, qualcuno... Eric era una cagata pazzesca. Allora, Simone, basta mandare un messaggino. Allora, vediamo se funziona. Ti sta? Non funziona niente. A me piace. Allora, dov'è il mouse qui? Ottimo. Bene, torniamo indietro. Allora, questa sera faremo Raft by Humans. Sapete cos'è Raft? Humans. No. Bravo. Sapete cosa sono gli umani? No, dovremmo. Sapete che cos'è il consenso? Cioè, saluti di Andrea Francia. Che ciao. Bella di Francia. Dimmi che c'è su internet. È in macchina. Ah, vabbè. Ci guardi. Allora. Esatto. Questa sera noi faremo una cosa bellissima, cioè applicheremo Raft, che è un algoritmo per trovare consenso, invece che su dei poveri server inermi, che spesso si lamentano anche, su degli umani. Quindi voi sarete dei server, sentitevi dei server, perché stasera lo sarete. Quindi, che cos'è? Raft è un algoritmo per fare consenso, ovvero se tu hai 5, 6, 7, 10 milioni di macchine, quello che succede è, se io volessi trattare questo cluster come un'unica entità, quindi volessi fargli avere uno stato condiviso tra tutte le macchine, come faccio? Raft si occupa di questo, ce ne sono degli altri, c'è Paxos, c'è Oki, ce ne sono altri. Raft dicono che sia efficiente come Paxos, infatti. Permette a una serie di macchine di muoversi e di avere uno stato coerente. Cos'è la spesa? Sì, bella, bravo. Boni ha detto uno giusto, bravo. Non è perfetto. Il consenso algorithm tipically nasce nei contesti in cui tu vuoi avere appunto una macchina statica condivisa. In questo caso qua vedrete che verrà implementata avendo un log, quindi una lista di operazioni che viene applicata sulle macchine. Se queste operazioni sono nell'ordine corretto e le macchine non hanno, diciamo, effetti collaterali, quindi non dipendono per esempio da condizioni esterne, se tutte le macchine fanno le stesse operazioni si ritrovano tutte nello stesso stato. Okay? Un esempio classico è, se io sono un foglio, ho scritto metti nella variabile x 7, incrementa la variabile x di 1, sottrai 1 alla variabile x, se lo facciamo tutti queste operazioni qua nello stesso ordine, otterremo tutti lo stesso risultato, a meno che la matematica non sia più lunga. Il problema è se cominciamo a spostare l'ordine delle operazioni così, ma il signor Raft ci aiuta in questo. Okay. Questo è il disegno rubato, anche qua stiamo filando tutti i diritti del mondo, quindi l'abbiamo rubato dal paper di Raft. Chi di voi ha letto il paper di Raft che era nel... Tutti? Ho sbagliato tutti i miei paper. C'era il sito e poi anche il paper. Il sito era bello con le palline di Raft. Il sito è fatto carino. Tutti per le palline. Allora, c'è molte slide di queste cose. Tagliamo corto. Allora, l'idea qual è? C'è un client che parla con i server, si segna quali sono le operazioni, vedete gli strike, sono una, vengono mandate alla state machine condivisa e da lì vengono eseguite. Ok? Le alternative, Paxos è il più famoso. List of user application, Oki, Zookeeper, ce ne sono degli altri. Qual è il concetto principale di Raft che in qualche modo lo contraddistinguono? C'è il concetto di leader.
Non è detto che in tutti gli algoritmi di consenso ci sia, tra parentesi in Paxos c'è, ma non è usato per esempio per fare la replica del log. Mentre in Raft il leader è uno dei concetti fondamentali. C'è il concetto di log replication, quindi c'è questa lista di operazioni che deve essere replicata, e c'è il concetto di safety, cioè se ogni server applicherà queste operazioni nella stessa maniera, si ritroveranno tutti nello stesso punto. Ok? Raft, server, nodi, di solito ce ne sono almeno 5. Ce ne può anche essere meno di 5, però diciamo che 5 è un po' la cosa giusta. Perché? Chi lo sa? Perché bisognerebbe sempre essere dispari, perché così non si litiga, ma la maggioranza vince. E se succede qualcosa, nel caso in cui per esempio ci si è in 3, può appena ti si spacca un server, tu sei tecnicamente, come si dice, gatto. Okay? Se invece 5, te ne posso andare a rompere due. Okay. Bene. In ogni momento, ognuno di questi server può essere in tre stati. O è il leader, o è un follower, o è un candidate. Ok? Questo imparatelo perché mo dopo... No, voi fate, non è che vi dà. Normalmente, quando tutto il baracco sta in piedi, c'è un leader. Uno ed un solo leader. Gli altri server sono follower. I follower sono passivi. Okay. I candidate sono candidati, cioè vogliono diventare nuovi leader, spodestarlo. Questo di solito perché o non vedono più il leader, quindi se per loro non c'è, oppure sono stronzi. No, tecnicamente perché di solito non vedono. Di solito perché non. O perché il leader è morto, già ce ne sono mille. Quindi normalmente sono leader e follower. Sono leader e follower, esatto. Tenete presente che in un server il tempo è un concetto piuttosto relativo, ok? Non è che proprio esiste un clock infinito, quello che viene definito il wall clock, cioè tutti siamo sincronizzati sullo stesso tempo. Io vedo magari un leader vecchio, perché non mi sono ancora accorto che è morto. Tu invece sei più sgamato, anche questo è un termine tecnico, ti sei accorto che il leader è morto e quindi hai dato vita ad una nuova lezione. Io sono là chiuso nella cantina e chissà quando lo vedrò. Ma adesso non preoccupatevi, perché le vedrete tutte in questa situazione. Raft divide il tempo in un concetto che si chiama terms, che è semplicemente un numero. Okay? Si parte da 1, poi diventa 2, poi diventa 3, poi diventa 4. Questo è semplice, perché tipo il 3 è maggiore del 2 e il 3 è più piccolo del 4. Questo sembra una banalità, ma non lo è. Avere qualcuno che ti dice, ma questo quindi è più piccolo, quindi è prima, è anche qua tecnicamente grasso del collo. Usando troppo termini tecnici. Sì, scusate, devo un po' rilassare la cosa. Allora, ogni term, quindi ogni evento, ogni era, ci sono anche termini era, se avete detto un faccio, inizia con un'elezione. Ok? Un'elezione significa che qualcuno si candida, ci vuole delle votazioni, quindi quando un candidato vince le elezioni, quindi diventa leader, diventerà leader per il resto del term e quel term lì durerà in teoria infinito finché non crollerà il leader, qualcuno non dirà di voler fare un'altra lezione e così via. I server si parlano attraverso le classiche remote procedure, cioè quindi si mandano dei messaggi, ok? Quello che a me ci interessa, ci sono sostanzialmente due tipi di messaggi dentro Raft, uno è il request vote e l'altro è la append log. Che la append log serve appunto per appendere delle entry a questi log, ma viene usato anche per fare l'upbeat, quindi per, diciamo, affermare il potere del leader sugli schiavi. Okay. Il request vote invece è vota per me, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Ok? Questa è una grande citazione qui. Quindi, vabbè, ho domande se posso fare. Sì, pensa. Tieni la tua vita. L'hai
Fai la domanda, no, fagli fare la domanda. Vabbè, ma la sai, io l'ho chiesto, ci credeva la sua vita, perché ha fatto questa relazione tra il fatto che ti ho fatto. Ho agito l'autonomia in questo caso senza bisogno di candidare. No, quindi la request è nel caso in cui durante le elezioni la request vota sono sempre RPC, però secondo allora quando si dà quando inizia l'elezione, adesso lo vediamo nel dettaglio, i server manderanno il request vote a tutti gli altri server dicendo vota per me. Ok. Riceveranno risposta, adesso lo vediamo. Okay. Mentre la pad entry è quando esiste un leader e o vuole aggiungere degli altri entry al vostro log, oppure vi dirà append entry vuoto, che è quello che faremo noi, append entry vuoto, ma io sono il leader. Ok? Come si legge un leader? Ok? Come si legge un leader? Come vi avevo detto prima, esiste il concetto di term. Quindi, per un qualsiasi momento, per una qualsiasi situazione, voi non vedete più il leader è morto, o ritenete che il leader sia morto, quindi cosa fate? Incrementate il term, quindi dite diamo inizio a un nuovo mandato, il governo è caduto, vai, nuovo mandato del governo, ok? E andate quindi in uno stato di candidate, ok? Quindi incrementate il numero di term, nel caso in cui partiate, quindi non avete nessun term, il term diventa 1, e diventate candidate. E poi cominciate a dire vota per me, vota per me. Ovviamente il vostro voto ce l'avete, perché credo che insomma almeno la fiducia di darvi un voto. Quindi votate per voi stessi e incominciate a spammare tutti gli altri server dicendogli votate per me. Ok? Torna quindi, ci siamo noi tre, io dico, nuove elezioni, nuovo term, mando un messaggio a loro, votate per me. Il tutto si conclude in maniera piuttosto semplice. O si vince, o perdo, quindi un altro vince, o non si capisce bene com'è andata e si dà mucchio e si ricomincia. E c'è un altro incremento del term. E dagli con un altro term, ok? È molto semplice, non è che ci vuole la scienza. Non è rocket science. Che sai che piace un però diciamo che avete tempo con legislatura secondo me è perfetto, effettivamente bene. Un candidato vince le elezioni se ottiene la maggioranza dei voti, e anche qua era facile, e da qua vi ricordate il motivo del dispari? Perché ok, bene, ogni server voterà per un altro server. A parte votare per se stesso, voterà al massimo per un altro server a seconda del primo che gli arriva. Ok? Quindi, se io dico nuova legislatura, vota per me, lui dice sì, bravo, vota per me. Okay? No, se lui non ha fatto in tempo a dire di votare per me, si attacca, tu voti per me. E a quel punto gli smetti di votare. Certo. Quindi è il first come, first serve. Una volta che il candidato ha vinto le elezioni, da buon cane alfa deve marchiare il territorio, ok? E quindi comincia a mandare dei messaggi di append entry vuoto dicendogli io sono il leader, state tutti fermi, io sono il leader, ok? E a questo punto i server intimoriti da questa cosa dicono va bene, sono il server, bravo, ok? Quindi candidate vince l'election vuol dire il candidato è ricevuto n+1/2 voti, quindi va avanti. Quindi comincia a mandare io sono il leader, se un candidato riceve un append entry da un altro server e questo server qua dice di essere il leader, lui ci fida e dice ti muovo, se te sei il leader tutti dietro a seguirti te, stai buono lì un attimo, ok? Però aspetta, l'ultimo parte è importante, cioè sì. Il term deve essere maggiore. Esatto, esatto. Se voi siete nell'era 2, dovete ricevere un io sono il leader dell'era 2. Se uno dice di essere il leader dell'era 1, del term 1, voi lo ignorate. Okay? Quindi deve essere o quella in cui siete voi, o quantomeno futura. Ok? Esiste un momento in cui voi andrete in time out,
se nessuno dice, se non vedete un leader che si presenta come leader, o se una volta che è diventato leader, questi heartbeat di io sono il leader, non vi arrivano, dopo un determinato periodo di tempo, voi ci date a mucchio e dite qua il leader è morto, l'hanno assassinato, colpo di Stato, nuove elezioni. Quindi incrementate il TER e vota per me, vota per me, vota per me. Ok? Pausa? Domande? Come fa un nodo a sapere quanti nodi ci sono nel cluster? Bella domanda, il numero dei nodi del cluster è conosciuto a priori by configuration. Cioè. By configuration, in realtà ce n'è una by configuration iniziale, dopodiché sempre all'interno di Raft, tra le varie cose, c'è il modo per raggiungere degli altri nodi del cluster. Quindi fa parte dell'algoritmo di Raft il cambiamento del nodo, il cambiamento della configurazione del cluster. Però quindi è dinamico in tutta sostanza il fatto di poter... Allora, è dinamico fino a un certo punto, cioè tu sai sempre come è fatto il cluster. Anche perché sennò esatto. Esatto, tu lo sai che il tuo cluster è composto da 5 o 4. Esiste un modo per... domande dal pubblico. Domande da remoto. Quindi si può dosare, credo, perché è scritto male, un sistema avendo un peer che continua ad incrementare l'epoca e si dichiara leader? Allora... Digli che questa cosa qua la vedremo dopo. Allora, ma è tutto bene? Sì. Chi è questo? Ah, si può didossare. Sì. Chi è questo che parlava? Vabbè, non mi interessa. Okay. Segna la via. Green Socio. Segna la via che va via su i picchiatori. E... Allora, quando poi adesso rispondo brevemente alla questione. Raft è uno di quegli algoritmi che resiste a tutta una serie di tutta una serie di problematiche, per esempio perdita di connessioni, server che si spacca, varie cose, però è uno di quegli algoritmi che non resiste a quelli che vengono chiamati, definiti Byzantine Failure. Ok? Quindi se un server si spacca, se perdiamo la comunicazione, Raft gestisce questa cosa. Ma se un server è malvagio, Raft si spacca. Quando voi inizierete a giocare, io vi ho preparato con le mie sante manine, ok? Quelle che io, stile Monopoly, ho definito accident, quindi problematiche. Tipo, un server non risponde più. Metà dei vostri server non vedono l'altra metà, cose che Raft gestisce. Poi, purtroppo non li ho stampati in rosso, ma queste sono in rosso, sono quelle che si chiamano Byzantine Fail, cioè quindi cose malvagie. Tipo, tu dici che sei leader, io dico no, tu non sei leader, sono io leader. Ok? Vedrete che quando comincerete a giocare, se farete, finché vi capiteranno degli accident normali, fate un altro giro di elezione, ne fate due, ma ne saltate fuori. Se avete un malvagio all'interno del vostro gruppo, siete gatti. Semplicemente. Okay. Quindi, Raft non gestisce i Byzantine Fail. E in generale, la maggior parte degli algoritmi che troverete non li gestiscono. Perché gestire i Byzantine Fail vuol dire appesantire l'algoritmo, quindi di solito diventa più lento e così via. Perché in questo caso qua, se Raft, se va tutto bene, quindi server si parlano, vedrete che la quantità di messaggi che vi scambiate è piuttosto bassa. Cioè nel caso in cui voi vogliate fare un append log, semplicemente gli dite append log e questo è andato. Cioè avete un round trip sulla rete. Se invece doveste gestire i Byzantine Fail, allora dite, ma sei sicuro? Ma te di chi ti fiori? Capito? Quindi, in generale questi generi di algoritmi non li gestiscono. Quindi provate sulla vostra pelle cosa significa avere un malvagio nel gruppo. Un traditore. Il Jaguar, che non è stato a giocare. Bene. Altre domande? Bene. Puoi dire ai picchiatori di andare? Quanta gente ci sta guardando? Tantissimo. Al momento 3. Dai. Che 3? Okay. Incredibile. Bravi. Dire che ci sta guardando è stato bravissimo. Allora, voi sapete che adesso vi metterete a giocare, ok? Allora, io qua ho preparato le istruzioni, quindi in quanti siamo stasera? 2, 4, 6, 8, 10, 12, va bene.
siamo in 12, fate due gruppi. Vabbè, fate due gruppi almeno da 5, quindi su... dopo. Quindi fate almeno un gruppo superiore a 5. Qua ci sono le istruzioni. Io posso qua, No, fate il cluster da 5, il cluster da 7, se no fatelo da 9, fatelo un po' da come cacchio vi pa- fatelo anche da 3 se volete, vedrete cosa succede. Vedrete il dramma, cioè. Volete farlo da 4, fate come vi pare. Allora facciamo in 5. Cluster 5, Aviano, Canone. Il cluster di 5 è veramente canone. Accademico. Fai the book. Finalmente lo possono fare da 3. Bravo, dietro che guardano. Fate, allora, fate un cluster remoto che adesso vi divertirete. Allora, i compiti che vi serviranno. Vi serviranno dei dadi, quindi se avete installatevi dei dadi sull'app. Ho perso, cioè sul telefono, bravo, ho perso quello che ho scritto. Ah, qua. Non avevi scritto nella mail. Fatto apposta. Scriviamo un programma che tiro un dado. Allora, quello che dovete fare adesso è scendere, siete un po' in cluster, ok? Quanti cluster abbiamo? Due. Allora aspetta che vi do questo. No, sono dei biglietti che dovrete usare. Prendete delle penne, anche voi se avete delle penne, prendetele, una penna a testa che vedete che vi serve, e dovrete avere un foglio di carta che rappresenterà l'identità del vostro cluster. Quelli piccoli o foglio? No, un foglio grande che adesso io vi darò, perché li ho stampati per voi, se non ce l'avete. Troppi, io e te siamo in modo. Non lo sei fatto. Io e te siamo in modo. Sì, va bene, intanto con un set facciamo tutto. Allora, qua, prendete uno di questi fogli, questi qua rappresentano, se avete letto Raft, quello in un qualche modo rappresenta il vostro stable storage, cioè il vostro disk. Okay. Quindi su quello potete scrivere, ok? 5. La prima cosa che dovete fare è cominciare a darvi un'identità. Quindi dovete scegliere un ID, ok? Il consiglio che vi do, perché sono diventati matti, è tirate un dado a testa, chi ha il numero più alto è l'ID 1 e poi andate in ordine orario. Così siete sicuri. Se no decidete, lui è l'uno e gli altri saranno. Ok, sei due. Dovete sapere chi sono gli altri. 5. Siamo. 6, 4, 0. Io ho perso un 6 adesso. Va già bene così. È in Patagonia. Bene. Avete deciso tutti. Scrivete nel vostro stable storage qual è il vostro ID. Ok. Siamo a ben 5 collegati. Ah, ma lo so, ma qua c'è dello show. C'è dello show. Allora, avete scelto il vostro ID. Bravi. Dovete essere fieri. Quello è il vostro ID. Dovete decidere qual è il vostro election timeout. Io li vedo tirando da 18. Non ce l'avete, sono 3 volte un dado da 6. Ah no, sono random per genere. Bravo. Prendete un numero abbastanza grandino, ok? Che sennò sarete gatti, vedrete. Poi integer generate. Torna. Cioè, se volete. Posso io fare il random? Sì, va bene. Run dice 18. Bene, se vuole per tutti. Ok. Adesso no, ognuno lo so. Adesso voi avete visto che sono bravo.
visto che sono bravo, vi ho già fatto la tabellina sul vostro stable storage, però se non ce l'aveste fatto dovreste scrivere il vostro current reader, non ce l'avete, quindi è tutto vuoto. Ah, scusatemi, dovete lanciare un dato da 3, cioè 6 di 2, ok, e questo è il vostro time request, cioè il tempo che un messaggio ci mette ad arrivare da voi, ok? Quindi un numero alto alto è il time request, e un numero che va da 1 a 3, sceglietene uno, vedete via leader, questo qua vedete è communication time, esatto, è il vostro communication time, che è il tempo che vedrete che ci mette il vostro messaggio, ok? Poi voi avete già una casella dove scrive il vostro current leader, che adesso non c'è, il vostro stato, adesso sarete tutti candidati all'inizio, quando inizierete a lavorare farete votate per me e un vote for see example, adesso lo faccio vedere. Ho richiesto per ricevere il messaggio. Adesso vi faccio vedere, state sereni. Okay. Cioè, ci provo a vedere. Cara interno 1-0. Vedete? 10. 1-1-1. Sarà all'inizio. Sarete tutti a 1, ok? In questo caso qua, vedete, io sono lì di 3, ho l'election timeout 15, il communication time 2, sono all'inizio, il mio leader non ce l'ho, sono in candidate, ho votato per me e ho ricevuto un messaggio dal ID 4 e ho votato per il 4, ok? Questo io l'ho già compilato nel momento in cui ho ricevuto il messaggio, ok? Voi in realtà questo qua per adesso ce l'avrete vuoto, è anche quello, ok? Bene, torniamo a noise. Adesso voi dovrete cominciare a parlare con i vostri server, con i vostri amici server, e da lì i bigliettini piccolini che avete, ok? Che vi ho dato, quelli rappresentano i vostri messaggi, quindi prendetevene un po', perché su quelli saranno i messaggi che voi manderete ai vostri amici, ok? Sarò una domanda, ma il tema, quindi che tutti quanti siano d'accordo su partire dall'uno, è sempre quelle configurazioni, puoi partire da loro. Poi dopo, ma se io per caso aggiungessi un nodo post al cluster, il nodo da Bitcoin, quello lì sarà gestito dalla parte di aggiunta. Okay. Adesso è sempre una di quelle configurazioni. Siamo nella versione semplice. Perfetto. In cui facciamo già voi dovete trovare il leader, che sarà già. Scegliamo un numero sul bigliettino. Adesso vi faccio vedere cosa dovete scrivere sul bigliettino. Allora, sul vostro bigliettino dovrete fare una cosa tipo questa. Molto semplice, adesso arrivo, ovvero, ci vede? Current air 1, quindi sul bigliettino scrivete 1, id scrivete il vostro id, type request vote rq, io al secondo biglietto ho scritto rq, e poi speed. Questo qua è un numero random che io uso tirando il vostro dado. Uno. Random di dado di. Di 6. Tirando il dado di 6 e poi il numero che viene fuori è la velocità di quel messaggio lì. Veloce. Ok? Quindi più alto più sarà veloce. Ok? Voi pensate che perché è stato tutto studiato da una mente malvagia come la mia. Ok? Quindi ogni volta che dovete mandare un messaggio dovete lanciare un dado per capire qual è la velocità di quel messaggio lì, perché sulla rete, come sapete, una volta scaricato il porno quindi non si vede niente, l'altra volta invece si scarica due porno, due porno e quindi si va ancora più piano. Poi dipende da dove siete e da lì la vostra communication, quindi comunque lanciate un dado, qual è la velocità del vostro messaggio ogni volta che inviate un messaggio a seconda dello stato in cui siete, adesso non ne avete bisogno, potreste o no dover incrementare il vostro term. In questo momento qua siamo all'inizio, avete uno, tirate un messaggio al vostro biglietto. Sul il vostro messaggio, current term, URD, request vote e la velocità. Ok, quindi ognuno di voi dovrebbe avere un bigliettino, ok, con scritto questa roba qua. Vi torna? Sì. Ce l'avete? Sì. Bravi. Adesso
dobbiamo fare i conti. Questa cosa è super complicata. Allora, la velocità del messaggio dovete togliere il communication time. Ok? Quindi il mio messaggio arriverà agli altri in maniera diversa, a seconda della velocità del mio messaggio, chiaramente, che è quella, ma ogni server avrà il suo communication time. Quindi se io ho 4, per esempio, il buon Finelli ha avuto speed 4, lui ha come communication time 1, quindi questo messaggio qua arriverà a lui con 3, aggiunto 4 meno 1, ho detto bene, no scusami, 2, quindi 4 meno 2, 2. Tu che messaggio cosa hai? Speed 6, quindi 6 meno 2 è 4, quindi è arrivato prima il suo di quello di Michele, perché il suo è più veloce, ok? Torna? Sì. A seconda di queste cose, ognuno di voi decide a chi votare. Ritorna di questi papà di grandi. Una mandi, sostanzialmente parlo a tutti. Quattro volte. Fai il broadcast. Però non dovete scrivere qua. Ognuno di voi scrive uno e poi fate i conti. Abbiamo una storia. Ognuno di voi si tiene il suo foglietto davanti e vedete gli altri a pianino, pianello, che fate i conti. Quindi io in realtà questo voting lo mando a quello dove c'è il più avanti. No, il request voting lo mandi a tutti. Sì, però in questo caso qua questo. Lo tieni davanti da te. Ognuno di voi ha il suo messaggio. Allora, silenzio, guardatemi me. Ognuno di voi ha il proprio messaggio di fronte. Ok. Ok? Giusto? Sì. Sì. Deve decidere a chi votare. Ok? Ok. Giusto? Deve decidere a chi votare. Quindi sostanzialmente il suo messaggio lo devono guardare gli altri, perché voi non ne frega niente. Dovete guardare i messaggi degli altri e capire il messaggio che vi è arrivato prima. Prima significa la velocità è quello con la spinta rispetto a te, sì, sì, esatto. E voi voterete per lui. Alla fine, quando avete deciso, cioè ognuno di voi ha votato per qualcuno, vedete che è vinto. Sì, ma cosa serve il communication time? Lo sono avviato in maniera uguale a prima. Io dopo. Arriva quando dovete fare il time out perché c'è tanto le palle. E poi l'ho fatto ieri sera, magari anche qualcosa non ci ho scherzato. Domanda, tiebreak by ID vuol dire che il pareggio esatto, se per caso succede che avete due messaggi che hanno la stessa velocità, quindi sono sostanzialmente in pareggio, votate quello che ha di più basso o di più alto, decidete voi. Ah, quindi se casualmente sono arrivati tre messaggi con tre speed uguale, scegliene uno rispetto agli altri. Ok, mi torna? Aspettate, mi è ancora finita. No, non è finita, aspetta. Non è finita. Sì. Se voi diano la stessa velocità, quale vince? Io scelgo, io ho deciso di scegliere quello con il di più basso. Cioè qual è? Tra 2-1. Esatto, quello di più basso. Chi era uno? Io sono. Possiamo partire? Aspetta, aspetta. Poi pensavate. A questo punto, quando avete deciso chi vince, ok? Avete fatto tutti i vostri conti, allora è saltato fuori che poi ci avete un leader. Ma che culo, ci abbiamo un leader, benissimo. Un leader dice, io sono il leader, quindi marco il mio territorio. Quindi mando un messaggino di append entry, più o meno nella stessa maniera. Current term, che è sempre rimasto quello, non dovete incrementarlo. Current term è quello lì, io sono l'ID 7, AE sono lui e avanti Savoia. Ok? Come faccio a dire? Lanciate il dado, decidete qual è la velocità di quel messaggio lì e lo mandate, lo scrivete. Come faccio a dire? Io ho avuto, per esempio, due velocità uguali, quindi ho deciso che quello con l'ID minore è il leader. Per me, ha vinto lui. Sì. Devo rispondere. No, 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 la risposta è implicita. Ah, quello non ho capito un po' che se l'altro il leader con l'altro. Quello che ho trovato complicato di minore esatto. Dice è leader e fa quella mossa qua, fa questa mossa qua, ovvero manda a suo modo un altro messaggio, quindi di nuovo rilancia il dado, decide qual è la velocità del suo messaggio, ok, e sostanzialmente gli altri dicono oh che bello, c'ho un leader, si segnano sullo stable storage, leader è quello lì. Però, attenzione, come potete vedere c'è un but, ok? Se il communication time
che voi avete per 2 più 6 meno la velocità dell'append entry è più grande del timeout leader che voi avete, voi dite che siete senza leader, cioè sostanzialmente il tutto è per dire, non ha fatto sto Cristo di leader, non ha fatto in tempo a dirmi che è un leader. Quindi io ho detto, è scattato il timeout leader, a panico senza leader, nuovo leader, nuova lezione. Cos'è il timeout leader? È quello che avete segnato prima, quello che va alla Election timeout. Ok? Cioè sostanzialmente se rispetto a questa formula strampalata il numero che mi salta fuori è maggiore di quello lì, vuol dire che non ha, il vostro leader non ha fatto in tempo a imporre il suo volere. Okay. E quindi. Scusa, ci sono alcuni di noi che hanno dei timeout che sono talmente alti che non, quella formula non applicava mai. Perché? Io con l'election timeout ho cercato dei DC, non farò mai più di 13 con un dado 6 più 2 più 6 più speed. 12 più 6. Sarai uno di quelli che. Sei rotto. Uno. Come faccio con 6 meno spin a fare più di 11? Ma infatti tu sarai uno di quelli che la buona pecorella seguirà lì. Sei deambulatore. Io non ho mai timeout. Tu sostanzialmente a meno che non succeda veramente un disastro, non hai mai timeout. Ok. Lei per esempio ha un 6-2. Ok? Proviamo meno delle istruzioni. Infatti, aspetta, adesso ci siamo quasi. Ok? Now, you have a leader. Quindi in teoria voi adesso avete un leader. Questa cosa qua continuerà. Ogni volta lui manderà un messaggio a voi e voi in teoria avrete questo strano algoritmo triangolare, dovrete decidere se quell'algoritmo, se quel messaggio lì è arrivato in tempo o no. Io la formula del temato scriverei lì. È sul foglio. Ah, è quello che. Su file delle istruzioni, se non ce l'hai, ce n'ho una qua. Okay. Allora, giusto per ricapitolare, adesso avete un leader, i follower sostanzialmente non fanno niente, i leader continuano a mandare degli AE per rafforzare il vostro coso. State attenti al communication timeout, quindi anche a quella formula lì che potreste fare. Esatto. Controllate quante volte cambiate il leader, cioè questo gioco qua serve per capire un po' come funziona Raft, quindi vedete quante volte cambiate il vostro leader. Perché lo cambiate? Che cosa succede? Ok? Probabilmente perché cambiate il timeout. Quale parametro? Per esempio Michele ne ha già individuato uno. Ha già individuato che questo timeout election è uno dei punti salienti. Quindi individuate quali sono questi parametri, che cosa succede appunto se mettete un election timeout molto basso, che cosa ne mettete se ne mettete uno altro, se a un certo punto siete lì che continuate, togliete la corrente al vostro server, fate reboot e ripartite, ritrovate i nostri numeri e divertitevi insomma. L'idea è quella di mettere un po' alla prova la roba. Facciamo 2 o 3 giri così. Aspetta un attimo che sì. Scusami, finisco la frase. Facciamo tutte le cose così e poi dopo arrivano le sfighe. Quindi. Ok, domanda. Il communication time del secondo calcolo è spedisce con il chi riceve? Questi numeri qua sono stati finché non vi capito. No, dico, quando dobbiamo fare il calcolo, quando dobbiamo sapere se aspetta. Il communication time? Ecco, è il mio. Se io mando un messaggio a lui, è il mio communication time e il suo. Lui ha sì. Ok, quindi allora sì. Cioè lui ti sta mandando un messaggio, sì, che è quello di io sono il leader, okay. Tu devi fare quel calcolo là usando il tuo communication time. Allora scusatemi un secondo, questa formula qua, scusatemi un attimo, me la sono inventata, l'idea è quella che vorrei che gli umani provassero là. Quindi tutto quello che, insomma, abbiate pazienza, siete buoni con me, se no meno, e insomma se vedete qualcosa che non va, segnatelo e poi lo diciamo. Fate 2 o 3 giri così e poi vediamo. Quindi ci vediamo in fondo. Qua è generato da time. Me la sono inventato per sempre. Non è chiaro che mi dice di aumentare il calendario.
Sì, però volete comunque il time, è la mia, no, mi perso. Perché?
2-2 ho fatto prima. Vedete, Allora, sì, però di
quindi con un messaggio, quindi con una velocità. La velocità è sempre la sua. Ma devo fare un altro messaggio. Allora, a questo punto si può generare un messaggio per tutti noi che dice continuamente dice io sono il leader, io
baffo. E in realtà sta dicendo che questo attività è continua. Se perdete comunicazione da lì perché muore, perché cade la rete, voi andreste in time out direction, cioè in time out esatto. Cioè voi non sapete più chi è il vostro leader, quindi no gestione. Però nella realtà non è che lo mandi sempre fuori, in realtà lui mi ha l'odio. Lui ti prenderò, ma se quello libro lo fa, lo metto con un client di script. Se un client di script, lui continua a mandarlo, questo è proprio un tweet. Quello lo fa nel foto, in implementazione reale, ogni tot lui manda per me di voi. Però, lui manda una tweet se non ha già comunicato. Sì, nella realtà c'è questo tipo qua, però questo è il classico tweet, se per me, io e lui. E non caccia la speed, tu dai che sono 35 modino già. Se il leader muore e non rimette la speed, no, tu vai in time out, tu vai in time out, se lui muore, tu vai in time out. A fine di quello che vuole, nel senso che... Vabbè, ma questo è il nostro... Io non riesco a capire quanto è il 12 di specie. Io non lo dico per me, è un po' difficile. Poi dice, poi dice, Quando hai la lezione cambiamo il carattere.
però voi potete darvi la decisione se all'inizio dell'altro anno, quando io vado dal libro, dovrebbe rimanere stabile, almeno che non andate in mano. O lo vogliate, se un dia lavorato, come si fa con la storia? Però pagare anche tu, cioè chi ha visto te in mano, e in Facciamo una votazione, comincia a mandare l'arte prima, vero un qualsiasi metodo, io intorno a 18, 17 anni.
più sei volte devi fare volte che tu sei cambiato da dati. Però fa finta 6, ma finta non sono essere molto veloce. 8 sono serve. Quindi io posso dire i messaggi, poi quando ho le condizioni non sono in grado. Quindi i messaggi concorrenti, già qua, ci sono le semplici, ma la fame di 12 sono serenti, lui muore, gli dice che adesso ti rimasta la sera 12 sono molto 11 più la bassa di direzione, se questo è minore di 10 secondo me ti la dai lo dice. Valore basso, tutti i valori, cioè a quel valore ci togli, se ci togliamo, si fa un punto che c'è da carina, capito? Il greater, ok, allora sì, allora ci tocca fare. Io vorrei dire che l'election time fosse fermo, bisogna decidere di cominciare a variare, probabilmente però è la scheda Per evitare che questo sia un punto più alto rispetto a quello. Cioè, ma vorrei comprare la tutoria non dovrebbe. Cioè, sai, in un cluster che va bene. È troppo veloce. Non succede niente. Cioè, in un cluster che va bene, il leader dovrebbe essere stabile. C'è più una vettura di rete, una testata non muore. Veramente c'è 15 millisecondi di ping e è un tema di 100. Però quello che sui vostri processi, impostare che se no adesso fare il passaggio a 4
molto maggiore che invece. Quindi sempre in realtà. Sì, ma noi facendo il passaggio, proprio sappiamo che per realtà abbiamo una parte di presente che questo cluster qua, che si può avere un cluster. Io ho portato in l'altra. Quindi comunque io ho detto, cioè un attimo a livello di segreto cluster, lei ha link. Con la maggiore. Passo la mia tutti. Di pad. Che sono? Vediamo se allora, il focus si avete già fatto qualche giro. Non c'è, lei è una versione. Una cosa che vi consiglio. Questa cosa qua, questo tempo time, che è il tempo vecchio, ok? Diciamo, perché è sul pezzo lei. Ovvero, però scusa, la logica. Però gente, Siamo in un'unica domanda. Ma è che capita tutto lui, però prima che lei vada a fare
una... Lui, ma è chiamato in voce una nuova destinazione. Ma è no? Ma si ci no, non si ci vuole in voce, è e tu ne andate avanti così fino alla morte? Cioè nessuno va in timeout con 5, no? Io 5, ma solo gli se tu vedi un bel carattere, ma solo più di un timeout. Fa una roba, se non c'è la prova, ho tre mesi. Vogliamo provare la partizione? Quindi io... Allora, io faccio il tempo. Esatto, adesso solo Tutti. Mi è arrivato un time out, ho aspettato tanto, ma mi è arrivato il 12. Ma io come Due persone diverse, quindi non riuscire a dire quello che ho detto, quindi non c'è quello di Angolo, c'è studio.
Io sono un po' di
però comunque la stessa cosa non capirebbe, e io so che loro sono per iniziare il processo, quindi non riuscirà a entrare ad avere un numero sufficiente da però nel caso in cui dalle elezioni di nuovo comunitaria tornasse il fatto che avendo letto io o lui o l'altro, cioè, per quanto riguarda lo stato del valore che sto questo rientra considerando lo stato di io dare lo sotto nel caso non fai potrebbe dare in Italia lui non vuole dire c'è in caso se lo senti tu poi c'è già la no, quindi voi nessun clan per scrivere un po' di volte siamo tutti allo stato almeno abbiamo tre se no nei messaggi non ricevete mai i leader sì sì quello che ovviamente il comitato delle nuove elezioni solo appendi loro io ho segnato dove sono arrivato a dirlo tutto e noi quindi se io gli dico che ho detto alla mia parte dell'astra che ti dice non è la pelle che arriva a sempre quando la protezione cresce quando tu ti presenti come leader come fai a sapere? Avendolo tu perché sei andato non vuoi essere a 5 ma non sapere era penso che era giusto fai una facciamo finta che vada c'è questa regola qua c'è questo caso non c'è perché quello è il nostro penale io ho scelto dove tu scrivi ma quanto che casca il film? Sì, sì, qui ci sono X è stato messo a 3 sì. X ha fatto più 1 ho decrementato X più 1 e devo dare un barbe ho fatto 5 quanto è altro? Che sfiga se ne andate un top su un piattissimo però è caro interna e 8 e 4 no, allora tagliare no quando noi tu mi sarebbe bello con lo stream fa tutta una serie di cose se si deve dare il microfono se ci dovrebbe fare un progetto di sono più bravo di me quando sto caso è indietro sul schermo uno che sta sotto perché dopo da qui tu lo puoi sviluppare qui se c'è nessuno si può fare l'argia è più magari una della richiesta però hanno detto che si vede abbastanza bene che non ci sono più basta faccio ricordare un altro caso prima il nostro logo c'è in Cina abbiamo avuto un picco di 7 minuti. Allora, fermatevi 5 minuti.
nominale alle blocchi. Allora, loro il clusterone, loro sono il clusterone, questo è il clusterino, il clusterone ha già detto esatto, super meta, e addirittura loro vorrebbero le bizantinassime. Io non so poi come siete messi. L'idea è alle 9 ci fermiamo, giusto? Sì. Parliamo 10 minuti, mi insultate, mi dite quello che secondo voi non va bene, Finelli ha già espresso il suo pacato parere. Pacato. Moderato direi. No, pensavo perso. Quindi niente, insomma, alle 9 ci fermiamo e ci teniamo 10 minuti così per fare un po' un capo. Se volete i bizantini. Comunque i bizantini cominciano in mente a comunicare che sia il leader con un bello numero bello alto di. Metto un quarto d'ora. C'è una discussione se quello bisogna chiudere. No, no, no. Cioè, alle 9 ci fermiamo e parliamo un altro quarto d'ora. Quindi abbiamo un altro quarto d'ora di gioco furente. Quindi tenete i bizantini. No, ma qua ci ammazziamo. Schiamo di piacere, sono nuovo è andata, cioè anche voi non vota, anche voi non voto, non voglio anche quello. Sì, fatemi due diversi. Even ID, che è così per vari, non risponde alla risposta. Io uno, even ID ricevo solo. Di quelli che hanno di pari, non lo sappiamo mai. Non lo sappiamo mai. Quelli che non mancano, quelli che non mancano. Non e già così non bisogna la rete e quando se lo risponde a questa bocca tornata se stesso lì è un caso e voluta giornata che fa il maiale, voi ridete non lo faccio, quanti cazzo di parte che vedete che funziona così. Ah, mi sono segnato perché ho dato un po' di dimenticato, ho messo un flag 1, sono diventato di dritto. Io le macchine gravi non le faccio scusare. Ho sentito un po'. Adesso ti ho detto. Questo qua è proprio una sì. Every server. Questo è. È apply with the vote for the candidate cala all'interno del quale si è messo a fare quindi vota per tutti ok, se tutti votano per tutti cioè se io voto per tutti voi un negativo ha detto chi ha votato per me c'è sempre uno che ha votato per me e faccio due dita può darsi che faccio due dita ma può darsi anche che non ti faccio perché è una situazione peggiore di gente che in questo momento cioè in generale in questi casi questa è la perché questa è la situazione il problema è che tutti quanti credono che sia sempre l'insieme questo ogni giro io mi chiamo le lezioni, dico sono io leader, quando gravo, quando
a meno che e non so, quando tu hai detto che sono lì, se lo diventa lì, non lo sappiamo, quello lui dice sono lì, io sono lì, la regola di fatto di me però è che non accettano le persone, lo dire si fa lo stesso oggi, o l'altro ora, gli accettano, sì sì, lo votiamo, tu sei perché stai dicendo tutti quelli che lì, ma se tu hai votato per tutti, 5 di più, Ma la povera
Batti la stecca. Batti la stecca. Ah, saranno 5 minuti che visto che dopo chiudiamo in bellezza con il fuoco d'artificio. Io voglio sapere cos'è quel flusso penalizzato. Ancora. Ancora. Come cacchio fa a dover dichiararsi leader nel momento in cui si manda la pendente? La pendente è un messaggio che mando solo a Twitter. Ok. Ha detto che non lo mando solo a Twitter. Perfetto. Sempre che quella va la forma che ci ha inventato per qui, ok. Però lui è l'unico che manda la pendente. Dai, cioè, lui è l'unico che manda la pendente. Esatto. Lui copia, sa qual è effettivamente il crastaccio loco in quel momento, inizia a mandare queste attendenti. Come fa a dire che è lui anziché tu? Non perché ha le elezioni, io dico ho vinto le elezioni. Tu dici, vabbè, ci ho perso le elezioni, questo è un nuovo leader. Succedono intanto. No, non mi torno. Non mi torno perché nessuno non mi è stata tirata la richiesta delle elezioni. Tu potresti non andare a prendere. Ah! Nel tuo campo ti sei perso il messaggio delle elezioni. Ok. Loro hanno già fatto tutte le elezioni, c'è un nuovo leader. Ok. Tu dici, vabbè, è il nuovo leader. E tu però dici, tu hai la prima dei fidati del leader. Esatto, questo è un po' il problema. E forse quella è la fiducia. Lo noti perché c'è scritto leader massimo. Allora ti sono un punto. Allora, visto che c'è un po' più. Esatto, perché dice, cazzo c'è Nobby che ti ha giocato del mio, boom, ora sì, ora mi torna. Cioè, io devo avere una catena di eventi, la mia prima volta, quanto mi è successo, fingi, è successo questo, secondo me, ma io da quello che sto capendo, da queste parole, perché se tu stai staccato e rientri, perché c'è una situazione, ti rialzi senza prova il corpo in giro. Che è quello che è successo a noi, ma che non tornava. Allora, se ci siete, ci ho capito bene. Pensiamo, no, ok, brevissimo. Senza la fiducia, recato. Oddio. Un protocollo basato sull'amore e sulla fiducia. Secondo me è esatto. No. La sintesi. Allora, piccolo recap, giusto per tirare fuori un po' di cose. Quali accidenti avete incontrato? Quali accidenti vi hanno portato in produzione? Forse non c'era un accidente. Era un alimentatore. Quali parametri avete scoperto essere più importanti all'interno della vostra configurazione? Qual è la differenza tra Byzantine e non Byzantine Casinassi? Grazie. Prego. Allora, l'amore vince. Vabbè, l'amore vince sempre. Allora, prima di tutto, feedback su quello che avete fatto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, come? Finelli ha detto che le regole del time out che sono impressionante. Ok. E poi devi spiegare il fatto che c'è anche il log. L'history del log, sì, c'è una fuorviante. Ok. Quello l'avevo tenuto fuori per farvi meno casino, invece, da un certo punto di vista, non va. Cioè, vabbè. Puoi dire che esiste quella parte. Esiste senza entrare un evento, puoi dire. Che non la mettiamo. Sì, accennare basta. E se dobbiamo anche commentare il metodo, secondo me i bigliettini sono poco funzionanti. Se fa una gran confusione. Che ci vorrebbe un'app. No, parlo un po' di un'app. Bisogna studiare molto meglio il sistema di comunicazione. Una lavagna condivisa? Una lavagna condivisa potrebbe essere, in modo che fai i calcoli. Io non sento che di te, non sta. Ovviamente lo faccio via, però. Faccio no, abbiamo visto che facciamo molta fatica. Si fa molta fatica perché è il dato importante. Sì, fai fatica a leggere. Se io dovessi pensare, cioè cos'è che fate fatica al mondo a fare il calcolo? Cioè noi a un certo punto abbiamo smesso di fare il calcolo, cioè a un certo punto abbiamo detto tanto la casualità del tiro del dado non è tanto diversa da uno che dice ok, tu sei il prossimo leader alla fine, nel senso che l'idea del dado di vedere come funzionava lo speed method rispetto a appunto il vostro communication time voleva essere farvi capire come questo protocollo, cioè un protocollo di rete, comunque
avesse a che fare con il fatto che poteste avere una rete più lenta, una rete più veloce. No, non avrebbe fatto il calcolo, io avevo quello di l'action time out più basso, avevo la connessione più lenta, quindi se il leader non faceva uno, io stavo dentro, quindi non chiamavo le lezioni, lui era il secondo, facendo uno entravamo io e lui in time out, facendo due entravo solo io in time out, eccetera, per cui cioè, una volta capito il meccanismo, essendo io il più lento, okay, che chiamavo il time out, mi ha detto ok, allora sempre lui non chiama il time out, con due non chiama il time out. Mi viene a dire che giocare con dei dadi fisici sia molto più funzionale. Anche secondo me. Perché il dado, una volta che ce l'hai, tu hai fatto 6, che so, hai un 3 PCT, quindi al 6 togli il 3, metti il 3, lo metti in mezzo, quindi ognuno ha il... Il proprio... Sì, e forse è molto più funzionale che... Se vuoi fare il gioco potresti fare che tu tiri un numero di dadi pari ai tuoi tir. In questo modo vedi se al tuo vicino arriva il tuo messaggio o quello di un altro. Cioè, in 5 tiri, 4 dadi e 6, no? No. Vuol dire che il tuo messaggio arriva a te con velocità 1, a lui con 3, a te con 6, a te con 6. Che forse più quindi dopo decidere. Allora simbolicamente della diverso si segna quello che è arrivato e vede se è arrivata la se sta bene o dite a portare praticamente tu dici scrivi fai il biglietto senza la spinta il biglietto non serve perché il mio ID lo so, okay, se ho un voto lo so, ognuno tira i dadi, i 4 dadi te li metti davanti e poi fai i conti. Però ognuno di voi deve avere 4 dati, sì. Cioè ognuno di voi deve avere tanti dati quanti sono quegli altri del classe, certo. 4, perché tra i classi più da 5 da 6 lo può da copo. Però in questa maniera riesce a stare sempre. Cioè sembra più un gioco, quello busone che tira tre volte 4-6 vince sempre, che tira 4-1, c'è cioè, messaggi piccoli, lenti, stortignacoli, come il Rusco, vorrei dire adesso per quelli di YouTube che ci stanno ascoltando, e non diventerà mai libero. Ok. Okay. E una cosa che tutti in mente, per voi che siete giovani e fate le app, invece che avere i time out, no, veramente devo pagare sul telefono alla Pomodoro che lo schiacci quando fai la mossa e in un tempo variabile, tra un minuto e mezzo, diventa osso e fa beh. Lo facciamo in una serata. Lo fai una serata, io no, ma voi sì, e se la mossa elegge il leader, lo schiacci e si riparte. Facciamo. È un posto di idee. Così non capita come capitava noi da loro che col numero che fai la prima mossa sai chi è più lento e dopo va sempre in time out. Però questo è logico. Cioè se hai un cluster fatto con una macchina più lenta che riceve più lentamente i messaggi, quello chiamerà le lezioni. Questo se ho ben capito come funziona l'algoritmo. Però il problema è che... No, l'algoritmo in realtà è proprio il contrario. Tu c'hai un tuo time out tuo che tutte le volte cambia come se fosse un Ethernet. Cioè tu c'hai il tempo che aspetti per mandare il tuo segnale. Okay. Quindi insomma quello lì non è sei più lento. Quel time out lì dovrebbe essere un time out tuo che a ogni era cambi, quindi una volta mette mano a te, una volta mette mano a lui, una volta mette mano a un altro. Però l'unica cosa che mancava è che non avevamo stabilito che doveva essere molto più grande, ecco, questa è l'altra cosa che forse non vi ho detto, cioè le relazioni tra i vari time out. Va bene. Cioè avevamo detto che deve essere molto maggiore del communication time. Sì, perché se tu con l'altro cosa fai 4. Ma infatti era per quello che avevo messo quel 18 così, però insomma, va bene. Vi siete divertiti però? Sì. Beh, alla fine è un gioco. Sì, vuole anche un po' più tempo. Adesso, meno male quando hai iniziato poi? Alle 7:15. Sì. Quando hai iniziato a fare le mosse, sicuro? No. E quando è che abbiamo iniziato a fare le mosse? Le abbiamo iniziate a fare per le 7:40. Tenete presente che questa è un'ora e pochino. Sì, si può andare. Quando inizi a fare le mosse, dico. E anche la parte iniziale del protocollo, cioè questo in realtà voi che avete letto il leader non avete fatto niente praticamente, cioè dopo poi dovreste iniziare a mandarvi messaggi, reply, poi ci sarebbe, arriva uno che vi dice ah io sarei un nuovo membro del vostro cluster, come vogliamo gestire, quindi insomma il protocollo non è banale, però l'idea c'è solo di capire come fare l'elezione del leader, secondo me è carino. L'importante è che vi siete divertiti. Sì, avete capito un po' come funziona la cosa?
La cosa che mi preoccupa è che forse penso di averla capita. Che è la cosa peggiore, ma quando penso. Quindi da solo dovrete a casa e tutti farete la. E lo implemento in CPU. Ho cercato l'attacco peggiore pure. Nella versione originale di Raft sono fatto CPU. Ah, è l'unico linguaggio degno, non è lo so, ma la gente non lo capisce. Ne esistono altri, ma no. Domande? Ah sì, l'attacco quello che abbiamo. Ah, i bizantini! L'attacco bizantino che abbiamo pensato che era il più cattivo era aspettare che sia stato eletto un leader e poi c'è tutto dire, ok, il leader adesso sono io più uno. Cioè, faccio più uno nel carro interno e dico ok, il leader sono io. E poi vero? Mi comporto come leader passando da un log. Il vero dramma dei Byzantine Failures è che uno dice, vabbè, insomma, c'hai un attacco. In realtà non è così, cioè è così, ma è semplicemente perché voi maledetti programmatori, cioè noi maledetti programmatori, abbiamo scritto un bug. Cioè, in realtà il problema dei Byzantine Failures è che spesso e volentieri sono dei bug che la gente non vorrebbe scrivere. Cioè, non c'è stato un malvagio che ha fatto quella roba lì. No, no. Siamo noi che abbiamo fatto un coso, ci siamo sbagliati e abbiamo votato per tutti. Perché non ci siamo dimenticati di salvare il coso. Quindi sono arrivati sul leader. Allora. Basta non scrivere il bug allora. Esatto, facilissimo. Un'altra cosa che spero sia passata è che nel caso in cui il cluster stia bene, cioè la rete vada bene e tutto, voi in teoria non dovreste fare niente se non ricevere gli append entry dal leader. Okay? Questo è un po' il vantaggio e lo svantaggio di Raft. Raft è molto basato sul leader, quindi in teoria appena succede qualcosa al leader bisogna partire con una nuova lezione. Che questo comunque una cosa provoca un certo. Dico solo una cosa. Però il bello è che in teoria, anche se si parte con una nuova lezione, cioè il tempo di trovare un leader, comunque il protocollo va, non è che c'è da rifare chissà che cosa. Ma non c'è modo di avere sempre un leader, cioè uno dice io non ho ricevuto un messaggio, sì. E tutte le volte che uno per qualche motivo cade bisogna rieleggere un leader, sì. Cioè è obbligatorio. Perché tutte le richieste passano da lui. Sì, però non è il leader che è caduto, cioè è caduto. Cioè, l'ultimo termine, un server in un angolino, un server in un angolino non riceve mai termine per qualche motivo e nonostante non fosse leader richiede una nuova lezione. A quel punto si riparte. Sempre che tu però non possa anche inviare la richiesta a tutti gli altri. Cioè, se sei isolato in ingresso e in uscita. Di solito. Sì, no, infatti. Se sei giù, sei giù. È che noi pensiamo effettivamente a giochino qui che è a metà. Quel caso lì succede, adesso non mi ricordo con chi ne avevo parlato, lì forse poco con voi, esiste una regola sulle lezioni in cui che serve per evitare che venga eletto un leader che è troppo indietro nel tempo. Per cui quando voi quando mandate la vostra richiesta, semplicemente avete il vostro carro interno e il vostro ID. In realtà avreste dovuto mandare anche qual era l'ultimo index del vostro append log. Quindi se voi avete siete troppo indietro, voi non potete essere eletti. Okay? Cosa succede se restano meno della metà del mondo? Si sferma. Sei gatto. Questo protocollo qua serve per gestire n più macchine, cioè se hai 5 macchine fino a 3 funzioni che riesce ad avere un lead. Se hai meno di 3 macchine non va. Ma a parte di 3, però se io so che ne ho 15, sì. Non sono dei grandi. Puoi spegnere fino a 7 macchine. Che mi raccomando, che altro che spendo 7 macchine? Cioè, che spendo 7, d'accordo. Se tu ne spegni 7, sì. Il leader viene eletto tra le altre 8 e loro continuano ad andare. E con una bella per dire. Attenzione che se non siete un attimo dentro al discorso dei sistemi distribuiti, questo è un punto un po' così. No, allora, quello che mi chiede è come faccio io a sapere che le altre 7 sono spente? Non lo sai. Allora, se il tuo cluster è da 15, sì. Tu ti aspetti di avere 15 macchine. Poi quello che succede è che tu hai 7, 6, 5 macchine rotte. Quindi
tu quello che sei, sei in una situazione comunque di cluster che non sta benissimo, perché lo devi mettere a posto. Altro discorso è, ho un cluster da 15 macchine, visto che è poco usato, voglio tirare via delle macchine e quindi voglio diminuire il cluster, allora quello è un'altra cosa ancora. Il mio caso è 15 macchine, okay. La maggioranza, cioè io mi dichiaro leader quando ricevo 8 voti. Esatto. 6 vanno giù, 7 vanno giù e vanno 8 macchine, si va alle elezioni e io ricevo 5 voti e nonostante abbia la maggioranza, perché siamo 8 macchine accese, no, 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 e 7 sono morte, io non mi dichiaro leader. Ah certo. Però lì significa che hai una majority che è morta sostanzialmente, perché non hai ricevuto, cioè continuo a fare le elezioni finché tutti non abbiamo lo stesso, sì, più o meno, però sta tutto fermo in quel caso. No, tutto fermo, non c'è, è come poco fa noi, no, perché c'è otto macchine sono vive. Il problema è che tu sei otto macchine vive e hai bisogno di 8 voti, hai bisogno della maggioranza. Sì, quella è già una cosa un po' più complessa da avere, cioè se non hai solo il tempo. Cioè, se un cavolo di sistema d'allarme che avvisi un sistemista. No, quello sì, negli accident normali era successo anche peggio, cioè pensate quanto io sono struzzo. Avevo detto, scegliete un numero, per esempio, quelli che stanno sopra quello lì parlano tra di loro, quelli che stanno sotto parlano tra di loro e quello che sta in mezzo parla con tutti e due. Quindi, molto probabilmente lui sarà il leader. Perché vedete sia quello che quel, sia il più fuori. Perché probabilmente ci sarà tutti. Cioè a un certo punto ne salti fuori, perché comunque hai time out variabile, un po' di random succederà due o tre giri, ma poi un leader lo tiri fuori. A quel punto lì, essendo leader, è tutto stabile. Cioè, al momento in cui tu hai un leader, se non succede altro casino, tu ce la fai. Perché se anche hai 8 macchine, hai eletto un leader, lui continua a dire sono io il leader, le altre macchine sospette. Quello che ti potrebbe succedere di negativo è se hai quelli che vengono definiti dei charm nel cluster, cioè macchine che vanno su e giù. Quella è la cosa peggiore, perché hai un cluster che si sta... Ultima domanda. Un sista cap è consistente, abbiamo visto, perché sceglie di non far funzionare lo schermo. Questo qua serve proprio per essere consistenti. Quindi il cluster viene visto per essere linearizzabile. Quindi il cluster viene visto come se l'operazione fosse atomica, al contrario dell'eventual consistence. Bravo. Saluto a tutti. Ringrazio tutti gli amici vicini e lontani. Vi aspetto il prossimo mese con nuove ed emozionanti avventure dell'XPUC Bologna.